Ciao da lunadividlab.it. Oggi riprendiamo i riassunti della storia della letteratura italiana. Parliamo un po' di San Francesco d'Assisi, che fondò l'ordine francescano, rinunciando all'intero patrimonio familiare. Infatti era figlio di un agiato mercante di Assisi che commerciava con la Francia. Ad un certo punto, però, Francesco scelse una vita di ritiro, preghiere ed elemosine, e creò un gruppo di compagni che andò a professare questa assoluta povertà in mezzo alla gente. Egli compose il Cantico delle Creature, o Cantico di Frate Sole, che rappresenta il primo testo della nascente letteratura italiana, in volgare umbro. Si tratta di una lode a Dio e alla creazione, in cui appunto si esprime l'amore per tutti gli esseri del creato, come il sole e la luna, e perfino la morte corporale, in quanto chi vive facendo del bene agli altri nella volontà di Dio non dovrà temere la morte, mentre invece guai a quelli che morranno nel peccato. Leggenda vuole che San Francesco compose il cantico 2 anni prima della morte, dopo una notte di forti sofferenze terminate con una visione di beatitudine celeste. Il cantico si rivolge anche ai meno colti e agli illetterati, come da filosofia di vita di San Francesco, che parlava un linguaggio alla portata di tutti, per praticare una predicazione più accessibile rispetto per esempio a quella domenicana. Ed era destinato alla recitazione orale con l'accompagnamento di una musica che però è andata perduta. Al di là di San Francesco, in generale bisogna ricordare che la letteratura religiosa medievale si espresse con la lauda, un componimento contenente lodi a Dio, alla Vergine e ai Santi. Le laude svolgevano un'azione di propaganda per numerosi movimenti religiosi, dunque si diffusero tra le masse ed ebbero come centri di produzione soprattutto Perugia e Assisi. Che cos'è invece la scuola siciliana? È un cenacolo di poeti alla corte di Federico II di Svevia, sovrano del Regno di Sicilia, che coinvolge sia la Sicilia che l'Italia meridionale. La denominazione di scuola siciliana ha avuto fortuna grazie a Dante, che appunto chiamò siciliana tutta la produzione poetica anteriore a quella toscana. Questi poeti sono importanti perché hanno dato l'avvio a una letteratura italiana colta, un filone diverso da quello della letteratura religiosa partita in Umbria, perché sviluppava il tema amoroso in una direzione psicologica e intellettualistica. La loro ispirazione fu quindi la lirica provenzale, ma ebbero appunto un carattere più intellettualistico, con l'uso di metafore, paragoni, eccetera. Fra i principali esponenti della scuola siciliana c'è Giacomo Jacopo d'Alentini, notaio della corte di Federico II, che è considerato l'inventore del sonetto. La scuola siciliana durò circa un trentennio, fino alla fine del regno della Casa degli Svevi, con la morte di Manfredi nella battaglia di Benevento, anno 1266. Anche per questa volta ci fermiamo qui, ciao e alla prossima!